quando si pensa al ruolo dell'estremo difensore, la mente ci fa immaginare voli acrobatici e riflessi felini. Nel corso della storia del calcio, però, diversi portieri si sono spesso travestiti da goleador. In Sud America, ad esempio, il brasiliano Rogério Ceni, il colombiano René Guita e il paraguayano José Quilaver sono diventati dei veri e propri specialisti nel settore, segnando a ripetizione soprattutto su calcio piazzato. In Europa, invece, continuiamo a vedere i gol dei portieri come un evento quasi paranormale, un episodio particolare che suscita clamore, come se gli estremi difensori venissero considerati elementi estranei alla partita e impossibilitati a segnare. Nel massimo campionato italiano, i portieri andati in rete in più di 120 anni di storia sono solamente 5, un club d'élite con nomi molto particolari. Oggi, per numero di Hez e con Claudio Parodi, andiamo a vederli tutti e 5. Prima di iniziare, ti invito come sempre ad iscriverti al canale se non l'hai fatto, mi raccomando iscriviti per non perdere nessun video, ricordandoti che qui, su questo canale, i video escono alle 17.30. Lascia tantissimi mi piace se vuoi subito un'altra top 10 e fammi sapere quale di questi 5 portieri ricordi vividamente e quale secondo te ha lasciato più il segno. 5. Il primo estremo difensore a segnare in Serie A fu un Lucidio Sentimenti classe 1920, chiamato Sentimenti IV per differenziarlo dai fratelli, anch'essi calciatori. Nel 1942, quando militava nel Modena, Sentimenti segnò il suo primo gol su calcio di rigore contro il Napoli, in una partita poi persa per 2-1. Per uno strano scherzo del destino, tra i pali dei partenopei c'era suo fratello Arnaldo, Sentimenti I, che prima del rigore subito ne aveva parati addirittura 9 consecutivi in stagione. Lucidio segnerà nel corso della sua carriera altri 4 rigori, che ad oggi lo mantengono come il più prolifico portiere della Serie A. 4. Antonio Rigamonti. Al secondo posto di questa particolare classifica, con 3 reti segnate, troviamo Antonio Rigamonti, che tra il 1973 e il 1976, pensate, venne designato come rigorista ufficiale del Como e contribuì alla risalita dei Lariani in A dopo più di 20 anni. Piccola nota statistica, Rigamonti segnò anche 3 gol in Serie B, perciò si può fregiare del titolo di capocannoniere tra i portieri professionisti. 3. Michelangelo Rampulla. Per trovare il primo gol ufficiale su azione di un portiere, dobbiamo fare un salto in avanti alla bellezza di 16 anni. Per la precisione è il 23 febbraio del 1992. A Bergamo è di scena il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese, con i padroni di casa avanti 1-0 grazie ad un rigore messo a segno da Bianchesi. La Cremonese di Gustavo Giagnoni, reduce da 3 sconfitte consecutive, non ci sta e tenta qualsiasi mossa per arrivare al pareggio. Quando il cronometro segna il 90esimo, i grigiorossi hanno un'ultima occasione, una punizione sulla fascia destra, perfetta per un cross. Sul pallone si presenta il marziano Alviero Chiorri, tanta tecnica e fantasia, frenati da una testa un po' matta, magari un giorno gli dedicheremo un video. Il cross parte verso il centro dell'area, Ferron prova ad uscire ma manca il pallone e dietro di lui arriva in corsa il suo omologo cremonese, Michelangelo Rampulla. Il portiere siciliano, che passerà poi alla Juventus, irrompe di testa e trova il clamoroso pareggio, entrando nella storia della Serie A. 2. Massimo Taibi. È il primo aprile del 2001. Al Granillo di Reggio Calabria, i padroni di casa cercano disperatamente punti salvezza contro l'Udinese, che è passato in vantaggio nella ripresa con un gran destro da fuori area di Alberto. Tra i pali degli Amaranto c'è un portiere un po' pazzo, Massimo Taibi, con un passato di buon livello e una parentesi al Manchester United. Per la cronaca, in Inghilterra Taibi fece talmente male da meritarsi il soprannome di Veneziano Cieco. L'estremo difensore nato a Palermo è in vena di scherzi e all'89esimo sale nell'area avversaria per l'angolo di Mamede. Il portoghese cerca proprio il portiere, che però si vede deviare al lato il tiro da un difensore. Niente da fare. Stessa bandierina, stesso battitore, stesso schema.
Palla sul primo palo, dove svetta Taibi, che stavolta buca Turci e inizia a correre per tutto il terreno di gioco, sotto al chiasso assordante del Granillo, un pesce d'aprile in tutti i sensi. E prima di dirvi la posizione numero 1, c'è un bonus track, c'è una menzione d'onore, ovvero Marco Amelia. È il 2 novembre del 2006 e il Livorno è di scena, ma non in campionato, per questo è una bonus track, ma gioca a Belgrado contro il Partizan per la seconda partita del girone di Coppa UEFA. I serbi sono avanti 1-0 al minuto 87, quando Passoni sta per battere una punizione. In area arriva anche il portiere Amaranto, che è da qualche mese, tra l'altro, campione del mondo. È il terzo portiere di quella spedizione che vedeva anche Gianluigi Buffon e Peruzzi. Marco Amelia, l'estremo difensore, colpisce di testa e Krali non riesce a respingere, consegnando in quel frangente un punto d'oro al Livorno in chiave qualificazione. Amelia rimane tuttora il solo portiere tra gli italiani ad aver segnato in una competizione europea. E uno, la conoscete benissimo, il volo di Brignoli. L'ultimo portiere sulla lista, anche in ordine cronologico, è quello che ricordiamo tutti meglio, Alberto Brignoli. È il 3 dicembre del 2017. Il Milan, appena passato sotto la guida di Gattuso, è avanti per 2-1 a Benevento, quando il recupero, tra l'altro, sta per scadere. Su una punizione di Cataldi, in prestito al Benevento, l'estremo difensore dei giallorossi si tuffa a pesce e trova l'insperato pareggio, facendo esplodere il Vigorito e regalando il primo storico punto in Serie A ai campani. Un punto che, alla fine della fiera, servirà a poco, perché quell'anno in Benevento, seppur mettendo in atto un gioco anche abbastanza buono, retrocederà. Ma quella diventerà la giornata del «ha segnato il portiere». Questi ragazzi erano 5 portieri di Serie A che hanno segnato nella nostra competizione nella storia. Ovviamente c'è chi segna un po' di più e chi segna un po' di meno, ma per noi è abbastanza clamoroso quando un portiere arriva al gol, e quindi per quanto mi riguarda c'era bisogno di una classifica da dedicargli, così come la bonus track di Marco Amelia, che poverino, bisognava citarlo. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, come sempre se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare tantissimi mi piace. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Buon Shalalalene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!